squilla senza tregua al telefono della Polizia Stradale dell'Aquila per la richiesta di informazioni sul blocco del traffico pesante sull'autostrada A24 tra l'Aquila e Colledara per i lavori di messa in sicurezza. Strada dei Parchi ha infatti disposto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate sulla A24 nella tratta compresa tra l'uscita dell'autostrada Aquila Est e quella di San Gabriele Colledara in direzione Teramo. Le limitazioni al traffico in autostrada sono state disposte a causa delle verifiche tecniche della concessionaria Strada dei Parchi sulla A24, che riguardano i tre viadotti, San Nicola, Biselli e Le Grotte, e che potranno produrre anche rallentamenti nella viabilità alternativa suggerita ai mezzi pesanti. La Polstrada è al lavoro sull'autostrada e al centralino per assistere le aziende e gli autisti, cercando di prevenire i disagi che si possono creare a causa del blocco. La sospensione del passaggio, che durerà fino al 22 febbraio, prevede l'uscita obbligatoria per i mezzi pesanti e i bus che transitano in direzione Teramo, mentre le automobili possono circolare regolarmente. Nelle prime ore di attuazione del blocco, comunque, non sono stati rilevati disagi alla circolazione, ma solo rallentamenti. Le automobili, infatti, all'uscita del traforo del Gran Sasso si mettono sulla carreggiata opposta e transitano a senso unico alternato fino a Colledara. Strada dei Parchi, considerate anche le limitazioni al traffico esistenti sulla strada provinciale 86 tra la strada statale 80 ed Assergi, consiglia di utilizzare l'itinerario alternativo in uscita dalla A24 allo svincolo dell'Aquila Est, potendo usufruire della strada statale 17 per la piana di Navelli e per poter proseguire sulla A25 tramite lo svincolo di Bussi Popoli. La seconda alternativa è quella che consiglia di uscire dall'autostrada A24 allo svincolo dell'Aquila Ovest, usufruendo della strada statale 80 per il valico delle Capannelle. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l'autostrada A25 Torano-Pescara per proseguire sulla A14 in direzione Giulianova-Teramo. Saranno interessati da questo blocco anche gli autobus, per cui ci potranno essere probabili disagi anche per i pendolari per la viabilità alternativa.